Buongiorno a tutti, oggi video dei prodotti finiti. Allora, ho due o tre cosine da farvi vedere, di qualcosa vi ho già parlato, di qualcos'altro invece no. Allora, partiamo subito con i pad di Sephora, questi qua che vi avevo già fatto vedere quando li ho acquistati nel video spacchettamento di Sephora. Allora, questi qui sono dei pad 100% naturali di cotone, quelli classici per struccarsi, e direi che sono ottimi, non si sfaldano, non grattano, non perdono i pelucchi, un ottimo prodotto. Non mi ricordo il prezzo, ma penso che li ricomprerò. Sono anche belli grandi, quindi vanno bene anche per struccare completamente il viso. Ne basta uno tranquillamente, davanti e dietro sono un ottimo prodotto. Sephora. Sì, vanno bene anche quelli del supermercato, diciamocelo, sono la qualità più o meno è la stessa. Solo che questi qui, essendo quadrati, un po' più grossi, secondo me sono della misura giusta per struccare bene proprio tutto il viso senza doverne usare più di uno. Ottimi. Una cosa che ho finito, che mi dispiace tantissimo, è il mio profumo del momento. Giorgio Armani, sì, questo è fantastico. Mi piace tanto questo qui e mi piace la versione fiori. Sempre sì, sempre Giorgio Armani, ma fiori. Quella è il top. È buonissimo, rimane a lungo per tutta la giornata, lasci proprio la scia profumata. Ottimo. Questo non so se lo ricomprerò perché non è proprio una fragranza così estiva, è più un profumo autunno-inverno. Per l'estate magari qualcosa di un po' più fruttato. Però ottimo, davvero davvero ottimo, buonissimo. Poi passiamo a una crema viso, che è questa qui di Cicaper. Questa crema qua è un trattamento correttore del colorito all'erba di tigre. Allora, praticamente questa qui è una cremina che ha un colore sul verdino. Tu quando la metti e massaggi la crema sulla pelle, prende un po' il colore della carnagione, insomma, quindi va leggermente a coprire i rossori, le discromie della pelle. Per il mio tipo di pelle è leggermente secchina, cioè a parte che anche a tirarla faccio un po' fatica, però io ho bisogno di qualcosa di un po' più idratante, soprattutto d'inverno. Questo qui potrebbe andare bene per questo periodo dove fa un po' più caldo, dove c'è bisogno di un po' meno idratazione. Allora sì, questo è ottimo. E tra l'altro ha un fattore di protezione 30 più, che non è male per una crema viso. Comunque, Dr. Jart Tiger Grass Cicaper, è una buona crema per chi non ha la pelle troppo secca. Direi che fa il suo dovere, copre i rossori, beh, non aspettatevi un correttore o un fondotinta, una leggera coprenza proprio per dare quell'effetto naturale. Se una persona non ha particolari problemi di pelle e non ha voglia magari d'estate di mettersi il fondotinta o di star lì col correttore, questa qui potrebbe essere un'ottima soluzione per andare a coprire i rossori della pelle. Comunque, ottima, questa la trovate su Sephora. C'è anche il suo siero che io non ho mai provato, ho sempre detto devo prenderlo, devo provarlo, non sono ancora riuscita. Appena finisco il mio di The Ordinary, probabilmente proverò questo. Poi, altra cosa, sempre per il viso, che ho preso sempre su Sephora, sono questi Whitening Dark Spot Patches di Face. Questi sono dei patch che si mettono sulle macchie della pelle, sulle discromie,
e usandoli costantemente per un certo periodo che adesso non ricordo, ma lo vado a leggere, praticamente dovrebbero ridurre le macchie, le discrumie, innovativi patch schiarenti per la riduzione delle macchie scure. La riduzione della melanina è pari al 10,4% in 60 giorni. Applicare direttamente sulle macchie per 6-8 ore per contrastare le discromie dell'lentigo senile, macchie solari da gravidanza, post-infiammatorio. Boh, nel mio caso non hanno praticamente ridotto niente, cioè niente. Allora, per i primi no, 15 giorni, no, per boh, una decina di giorni le ho usate. Ma no, al mattino perché si tengono 6 ore, giusto? 6-8 ore. Quindi le mettevo al mattino o magari le mettevo la sera prima di andare a dormire, che tanto più o meno le 8 ore di sonno si fanno. E però boh, non, io non ho visto grossi risultati, forse dovrei usarle per più tempo, ma proprio no, niente. Nulla. No, per me queste non. No, non funzionano, cioè nel mio caso non hanno funzionato, ma neanche proprio leggermente. E quindi questo prodotto qui di certo non lo ricomprerò e ultimo prodotto per il corpo, per la detersione, diciamo, è questo bagnoschiuma di Dove, che ho trovato davvero buono come profumazione, come intensità di profumo. Lascia la pelle bella morbida, liscia, e poi comunque il profumo è persistente, cioè difficilmente si trovano dei bagnoschiuma che ti lasciano proprio la pelle tanto profumata. Di solito il profumo si sente mentre fai il bagno, mentre fai la doccia, poi ti asciughi e cioè è difficile che ti annusi e senti ancora il profumo del bagnoschiuma. Questo qui invece direi che mi piace tanto. Ottimo. Non è per niente male. Non so se lo ricomprerò perché su questi prodotti qui per il bagno mi piace cambiare le fragranze, sempre provare cose nuove, profumi nuovi. Difficilmente vado sempre sullo stesso prodotto perché dopo un po' mi stufa. Cioè non è come la crema per il viso che ti trovi bene e dici oh cacchio, ho trovato la mia figata e vai sempre di quella. No, per i bagnoschiuma invece mi piace un po' variare, diciamo. E quindi questo qui non so se lo ricomprerò. Magari lo ricomprerò sempre di Dove, ma con un'altra profumazione. Comunque, questo qui è al tè verde e cetriolo. Il profumo è molto fresco, molto estivo, buono. E ha il solito quarto di crema idratante che si trova nei prodotti di Dove. Ottimo, questo mi è piaciuto. E basta, per questi prodotti finiti è tutto. Non avevo un granché di cose da farvi vedere, ma queste poche mi sembrano abbastanza interessanti. Quindi io vi saluto. Se questo mini video vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti. Ciao!